Hitman, che in questo ultimo capitolo è distribuito in forma episodica, ormai ha raggiunto il quarto episodio, ambientato a Bangkok. E questa è la nostra video recensione. L'episodio, come sempre, si apre con un filmato che ci va a introdurre i bersagli di questa nostra missione, che in questo caso saranno due: John Bancroft e Kyle Morgan. Il primo è il cantante e frontman della band The Class, mentre invece il secondo sarà l'avvocato della famiglia Cross. Il contratto sarà richiesto dalla famiglia dell'ex ragazza di Cross, che è misteriosamente morta in un incidente nell'abitazione del cantante. Ovviamente incidente che è stato insabbiato dall'avvocato di famiglia, in quanto i sospetti ricadono appunto su Jordan come assassino della giovane donna. E quindi noi vogliamo in questa nuova ambientazione nel sud-est asiatico, dove appunto la band sarà intenta a occupare i piani alti di questo lussuoso hotel turistico per registrare il secondo album. Strutturalmente troviamo un gioco che è uguale comunque a quello che abbiamo già visto, cioè una nuova ambientazione che ci permette di poter letteralmente giocare con tutti gli strumenti per poter completare i nostri compiti nella maniera che sostanzialmente più ci aggradano, perché ovviamente come in tutti gli episodi di Hitman ci sono vari modi, dal più cruento al più invisibile e far passabile come incidente, per poter completare le missioni uccidendo i nostri bersagli. E ovviamente anche in questo episodio non è da meno. Un lato negativo di questo quarto episodio è purtroppo l'ambientazione, che è questo hotel di lusso fuori Bangkok, quindi in verità non saremo all'interno della città come potevano essere i mercati di Marrakesh piuttosto che le vie di Sapienza, e saremo in questa struttura che è piccola, perché se pensiamo alla Magione, la gigantesca Magione del primo episodio ambientato a Parigi, avevamo appunto questa immensa villa accompagnata da un vasto giardino, cosa che invece in questo quarto episodio non si trova, perché sì, la struttura è su più livelli, ma comunque è molto monotona, perché comunque stiamo parlando di un hotel, quindi varie stanze e corridoi che si ripetono a ripetizione, e anche un contorno abbastanza ristretto, non ci saranno vasti giardini in cui esplorare. Quindi appunto è una mappa molto contenuta, ma che fortunatamente, pur non brillando come le precedenti ambientazioni viste negli altri episodi di Hitman, non va a inficiare sulla qualità dell'episodio stesso, che appunto si mantiene ben sulla linea degli altri episodi. E anzi, avere una mappa così piccola in verità ci pone delle difficoltà maggiori, in quanto i due personaggi difficilmente li potremo trovare da soli, perché appunto l'avvocato avrà sempre a seguito una guardia del corpo, mentre invece il cantante sarà ancora più difficile da trovare in solitudine, perché sarà sempre circondato dagli altri membri della band, piuttosto che lo staff, i tecnici audiofili e così via. Insomma, non sarà un episodio semplice, come non lo sono gli altri. Per il resto possiamo comunque dire che anche le dimensioni ridotte e la minor densità di NPC a schermo favoriscono in questo episodio di Hitman un framerate decisamente più stabile, che ovviamente va ad allontanarsi dai fortissimi cali che si presentavano nell'episodio ambientato a Marrakesh, dove appunto c'erano vasti ambienti e soprattutto un'altissima concentrazione di NPC su schermo. Quindi su questo frangente qua, cioè, ci sono stati dei miglioramenti appunto all'esperienza. Purtroppo rimangono quei piccoli bug grafici, o comunque anche l'impostazione abbastanza legnosa dell'intelligenza artificiale, che porta alcuni personaggi a non riconoscere che il proprio magari collega è passato da essere un thailandese a essere un pelato con gli occhi di ghiaccio, piuttosto che andare a controllare all'interno di armadi o cassoni quando per esempio ci nascondiamo durante le fasi di fuga, quando veniamo scoperti. Sono aspetti che appunto fino ad ora non sono stati troppo limati. Certo, l'esperienza comunque da parte di IO Interactive è stata limata su certi aspetti, come per esempio i caricamenti velocizzati, piuttosto che un'interfaccia più chiara e leggibile, ma appunto sul fronte di intelligenza artificiale, piuttosto che bug tecnici, siamo ancora su quello stesso livello. Molto importante anche il livello narrativo di questo episodio 4, perché seppur i due bersagli siano sostanzialmente lontani da quello che un giocatore si aspetterebbe da Hitman, alla conclusione dell'episodio stesso ci sarà un filmato che inizierà a dare gli input, proprio gli slanci verso questa narrazione sottesa, molto aleatoria, che c'è stata fino ad ora e proprio quasi lasciata da parte appunto. E infatti negli episodi che mancano di questo nuovo Hitman in natura episodica dovranno appunto andare a prendere tutto il concentrato di questa trama, che proprio alla fine di questo episodio verrà lanciata con delle rivelazioni abbastanza importanti, e vederle concretizzate in questi nuovi episodi.
ovviamente ad accompagnare l'episodio 4 di Hitman ci sono i nuovi contatti Escalation, piuttosto che su PlayStation 4 il quarto bersaglio dei 6 di Sarajevo. Quindi poi in aggiunta ai vari contratti creati dalla community e proprio condivisi all'interno del gioco, come sempre la rigiocabilità all'interno dello stesso episodio è sempre molto alta, grazie appunto come sempre alle anche opportunità presenti nel gioco che ti permettono di seguire queste tappe per uccidere i bersagli, piuttosto che avere la totale libertà sul come agire, e anche il completamento delle varie sfide e imprese che sbloccano nuovi inizi piuttosto che nuovi posti per nascondere oggetti e anche nuovi oggetti in sé. Insomma, troviamo un Hitman in linea con i precedenti episodi che appunto cala semplicemente il livello qualitativo per quanto riguarda l'ambientazione, ma che appunto ricordiamo che grazie a questa ambientazione più piccola troviamo un frame rate sicuramente molto più stabile. Ovviamente è possibile trovarlo in acquisto singolo a 10 euro come gli altri episodi, oppure già incluso nella full experience o nel pacchetto upgrade, che come già vi abbiamo consigliato in tutti gli altri episodi ormai è praticamente da acquistare se ancora non avete fatto vostro questo Hitman e siete appassionati alla serie o comunque vi interessano queste meccaniche sandbox stealth. Per tutti i dettagli vi lasciamo comunque la recensione presente qua sotto in descrizione, e noi vi invitiamo come sempre a lasciarci un feedback, un commento, un qualsiasi cosa, iscrivervi al canale e niente, direi che ci vediamo alla prossima video recensione. Da Telesco Giulio è tutto, un salutone e alla prossima.